Let's go, bitches! Oggi un video particolare, un piccolo revival di una serie che ho fatto su Black Ops 2. Praticamente con questa serie Power Personal Trainer davo dei consigli per cercare di migliorare, per aumentare la propria bravura su Call of Duty. E proprio per questo, dato che molti di voi mi seguono su Ghost, ho avuto un boom pauroso di iscritti con Call of Duty Ghost, voglio riproporre questa serie riutilizzando gli stessi consigli, però adattandoli a Call of Duty Ghost, sia facendo differenze tra Next Generation e generazione vecchia passata 360. Il video di cui vi voglio parlare oggi è riguardo alla sensibilità, vi voglio parlare di tutte le meccaniche che riguardano la sensibilità e di come poter migliorare la propria mira. Allora, partiamo subito dal presupposto che questo gameplay che state vedendo è un gameplay random, non c'entra niente con quello di cui vi sto parlando, è più che altro un commentary questo video. Quindi io vi parlerò in poche parole di come potrete aumentare la vostra bravura, la vostra mira. Allora, prima di tutto partiamo da come funziona la sensibilità. Call of Duty ha una sensibilità che varia da 1 a 20 su Ghost, 1 a 10 negli altri, 1 a 14, dipende su quale Call of Duty. Ma come funziona? Praticamente dovete immaginare che intorno al giocatore esista una sorta di nuvola, di aura invisibile che voi non riuscite a vedere, che però quando il vostro mirino o le vostre freccette si avvicinano a questa aurea che è intorno l'omino, rallenta la sensibilità. Rallenta la sensibilità e vi consente di essere più precisi. Ma come si fa ad essere più precisi? Bene, se usate una sensibilità alta, quando voi vi avvicinerete a questa nuvoletta, ovviamente rallenterete la sensibilità, vi rallenterà, ma essendo la sensibilità molto alta, i movimenti destra-sinistra, se passerete davanti a un nemico, saranno molto più veloci, quindi l'automira non si attaccherà proprio al nemico. Più le sensibilità invece sono basse, più questa automira diventa potente, perché già è bassa, più viene abbassata ancora di più, quindi voi riuscirete praticamente ad agganciare un bersaglio. Come sapete, tutti i pro player giocano con sensibilità basse, a parte rare eccezioni. Comunque, perché fanno questo? Perché su Call of Duty bisogna essere precisi, non conta quanto si è veloci, ma la precisione, perché tanto se c'è un nemico alla vostra destra che non vedete nello schermo e vi spara, anche se avete 20 di sensibilità e quel nemico è forte, vi ucciderà comunque. Cioè, se quel nemico è bravo, vi ucciderà comunque, non ci sono cazzi, cioè non c'è nessun modo, vi ammazzerà e basta. Quindi ragazzi, il mio consiglio è di usare sensibilità basse. Per quanto riguarda Call of Duty Ghost, io consiglio di andare da un range di 3 a un massimo di 5. Questo per quanto riguarda però Xbox 360, PS3 e PS4. Per One il discorso cambia. Perché cambia? Perché su One gli analogici sono molto morbidi e quindi sono, diciamo, sono più sensibili. E come voi toccherete il grilletto, questo schizzerà via. Infatti vi consiglio di usare 3, 4 massimo e addirittura 2 in alcuni casi. Questo come sensibilità più basse, come 3 per esempio e 2 che vi ho detto su One, sono più utilizzabili sugli AR, mentre le altre sono un mix di AR SMG o solo SMG. SMG sono le mitragliette, gli AR sono i fucili d'assalto, questo per ricordarlo. Comunque, ritornando al discorso della sensibilità, quando avete una sensibilità bassa, come si fa ad usarla? Bene, al posto di quando giocavate con una sensibilità alta, che praticamente schiacciavate tutto l'analogico verso, diciamo, non usavate tutto l'analogico, praticamente usavate solo una porzione per muovervi e sfruttavate la velocità che vi dava una sensibilità alta. Con una sensibilità bassa invece è più controllabile, avete diverse velocità a cui potete accedere. Cioè, se voi premete l'analogico appena appena vi si muoverà piano, un po' di più, accelera, 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 fino ad arrivare al massimo della velocità di accelerazione diciamo, della visuale. Questo come funziona praticamente? Il modo per abituarsi a una sensibilità bassa è riuscire a utilizzare completamente l'analogico a 360 gradi, cioè a riuscire ad angolarlo al massimo se dovete girarvi di corsa, se dovete girarvi per esempio per correggere la mira, dovete fare spostamenti più brevi. Quindi sta qui il fatto di non riuscire a trovarsi con una sensibilità bassa dopo che si passa da una sensibilità alta. Come fare quindi per voi che usate sensibilità alte e volete seguire i miei consigli? Bene, per fare questo dovete abbassare gradualmente le sensibilità, ognuno 2 giorni. Facciamo conto che voi giochiate con 9 di sensibilità, ok? Primo giorno giocate con 8. Passano 24 o 48 ore? Bene, cambiate, mettete 7 e andate avanti così fino a che non raggiungete una sensibilità che piace a voi o la sensibilità che vi siete prefissati di usare. Io, per esempio, su One uso 3, mentre su 360 usavo 4. Comunque,
quello che vi consiglio di fare è, anche se all'inizio sembrerete lenti, meccanici, vi sembrerà che la velocità è sempre la stessa, quando vi imparerete ad usare completamente l'angolazione joystick, cioè a piegarlo fino al massimo dell'angolazione che può raggiungere, e quindi a sfruttare le velocità intermedie che ci sono, riuscite ad avere una padronanza e un controllo della mira paurosa. Fidatevi, tutti i giocatori fanno così, tra cui i più bravi. Quindi spero che questi consigli vi siano d'aiuto. E ricordatevi la sensibilità di abbassarla gradualmente, non dovete fare un passaggio da 9 a 4, da 9 a 5, pure da 9 a 6, cioè deve essere una cosa graduale, deve non passare dei giorni, vi dovete abituare al cambio di sensibilità, quindi fatelo piano. Spero che questi consigli vi siano d'aiuto, ovviamente riadatterò anche i prossimi episodi di Power Personal Trainer e cercherò di inventarmene di nuovi. Vi saluto raga, al prossimo video, bella bitches!